Una cascata di glitter su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, una betoniera di glitter e non una cascata o una pioggia di glitter, perché oggi il glitter diventa impasta. Una pasta di glitter fatta in casa per lavorare a spatola il nostro glitter e a porlo sulle tele per rifinire dei quadri un po' moderni oppure sui nostri lavoretti per dare qualche tocco glitteroso. Potete passarli a spatola, potete usarli con gli stencil, potete usarli liberamente appunto a spatola sui quadri, potete usarli guidati attraverso una siringa, insomma usateli come volete, ma prima imparate a farli. Allora spostiamoci di là e andiamo a preparare la nostra pasta di glitter, i colori più scintillanti del web. Ed ecco il semplicissimo occorrente per creare la nostra pasta di glitter, una glitter past che sia bella luminosa, carica di glitter e che ci aiuti a decorare in maniera sbrilluccicosa tutte le superfici noi vogliamo decorare. Potete metterla anche sui tessuti qualora siano dei tessuti che non debbano essere sottoposti al lavaggio. Potete farla con il flatting e quindi con il flatting all'acqua e in quel caso potrebbe anche reggere a lavaggi leggeri dopo l'asciugatura. Noi useremo della Vinavil, del glitter, io purtroppo oggi ce l'ho solo bianco, ma poi faremo il contrasto su cartoncino nero. Voi potete usarlo di qualunque colore desideriate, veramente di qualunque colore. Ci serve anche un bicchiere di carta. Naturalmente quando userete il glitter colorato, la glitter past verrà del colore del vostro glitter, anche se aggiungerete la Vinavil, perché la Vinavil all'asciugatura poi torna ad essere trasparente, verso della Vinavil a poco, fin quando tutto il glitter non è preso ed è fluido, ma nel contempo bello in pasta da lavorare a spatola. In pratica è un rapporto, diciamo, di due parti di glitter e uno di colla. Benissimo, la pasta deve risultare così: fluida, lavorabile a spatola, non liquida, perché se liquida avrete messo troppa Vinavil e quindi la lucentezza perderà un pochino. Come la potete usare? La potete usare a spatola per dei disegni vasti, per usarla con gli stencil, oppure, scusate i rumori, ho la finestra aperta perché c'è un caldo pazzesco, oppure la potete usare immessa in una siringa per dei passaggi più sottili, diciamo così. Allora, prendiamo uno stencil, io ne ho uno bellissimo a forma di farfalla, che dite, va bene? Tanto per cambiare. Questi sono degli stencil stupendi della Bobbani, i Love Stickable Stencil, e questo appartiene alla collezione, mentre ci sono, ve lo dico, magari vi piacciono, alla collezione permanente, non appartengono a una collezione in particolare. Guardate che belli. Che cosa hanno di particolare questi stencil? Che sono riattaccabili. Allora, prendo, sono lavabili e riattaccabili. Posiziono il mio stencil, prendo la mia pasta glitter e la passo su tutto. Ovviamente adesso non si vedrà nulla, dobbiamo fare asciugare la pasta glitter. Comunque intanto l'applico con voi su tutto il disegno, stando attenta a non uscire dalla superficie dello stencil se no sporco. Quindi tolgo lo stencil e aspetto che la mia farfalla si asciughi e vedrete come sbrilluccicherà. E vi faccio vedere anche una cosa, lo stencil lavato che ritorna al suo posto. Voilà! Sono fantastici questi stencil. Adesso vi faccio vedere anche il passaggio con la siringa. Inseriamo la pasta di glitter all'interno, reinserisco lo stantuffo e poi utilizzo come una penna. Adesso faccio disegni senza senso. Ok,
Facciamo delle lettere d'alfabeto, degli rigori, quello che ci pare, insomma, non è importante. E potete passarla anche a spatola, così, per abbellire magari dei dipinti, delle cose che state facendo. Insomma, non c'è bisogno di ridurla sempre a creatività spicciola, potete usarla anche per le belle arti, a seconda di ciò, a seconda di ciò che state dipingendo. La pasta di glitter si conserva o nel barattolino del glitter se non è aperto, può durare un sacco perché dura come la colla, o dentro le siringhe, una volta utilizzate, rimettete il cappuccio, casomai togliete l'ago per precauzione così non vi pungerete mai, e lasciate appunto il cappuccio così a protezione, e dureranno una vita, non ci sarà bisogno di farle di volta in volta. Quindi divertitevi, create 2500 paste glitter tutte colorate per i vostri lavori di crafting, scrapbooking, creatività, Natale, immaginate Natale sulle sfere, insomma, sbizzarrite la vostra creatività col glitter. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio alle foto e poi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Purtroppo io avevo solo il bianco come glitter in casa, ci potete credere, però è così, le scarpe bucate le ha sempre il calzolaio, è sempre così ragazzi, però voi potete farlo di qualunque colore. Glitteratemi un bel pollice in su e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook in modo da farle diventare tutte scintillanti, e vi ringrazio tanto per aiutarmi sempre a far crescere Arte per Te e farla rimanere alta nelle visualizzazioni. Io vi aspetto anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una K. Vi aspetto su tutti i miei social, vi aspetto su Instagram, i link li trovate tutti qua sotto, e soprattutto vi aspetto sempre qui per il prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, glitterosissimi baci, ciao!